Dunque, la volta scorsa avevamo cominciato a vedere la fase 1 del metodo del simplesso. Ricordate perché dobbiamo occuparci di fase 1 del metodo del simplesso? Perché non è detto che, dato un problema di PL, questo sia già, diciamo, in una forma consona per iniziare la fase 2. Che vuol dire consona? Vuol dire innanzitutto aver verificato se il problema è ammissibile o meno, perché se il problema non è ammissibile, non c'è soluzione ammissibile, è inutile diciamo, effettuare sforzi alla ricerca di qualcosa che non c'è. Seconda cosa, dobbiamo appurare che il rango della matrice dei vincoli di uguaglianza sia pieno, nelle notazioni solamente usate la matrice M per N, quindi rango M, ed inoltre deve essere disponibile la prima SBA da cui far partire la fase 2 del metodo, il primo vertice, no? Con cui poi cominciamo l'esplorazione degli altri, dalla quale cominciamo l'esplorazione degli altri vertici. D'accordo? Quindi è qualcosa che viene prima, evidentemente. Nella pratica, come fate ad accorgervi se il problema è già potete utilizzare direttamente la fase 2? La cosa più ovvia da verificare è l'esistenza di una sottomatrice che vi fornisce la matrice identità M per M tra le colonne della matrice A. Chiaro? Negli esercizi che abbiamo fatto finora, siccome la fase 1 non l'avevamo ancora vista, se avete fatto caso, vi ho sempre fornito esercizi in cui la matrice identità era già bella che disponibile. In un ordine che volete, purché ci siano le colonne 1000, 0100, messe come volete, voi le prendete, le mettete come colonne in base e quindi avete la prima forma canonica da cui far partire la fase 2, a patto che naturalmente tutti i termini noti, cioè i componenti del vettore B, siano maggiore o uguale a 0. Altrimenti, anche se avete l'identità e per caso avete una componente negativa, quella non è una SBA, non è ammissibile. D'accordo? Quindi, controllo per eliminare ancora prima è la forma standard, ma su questo ormai penso che siamo d'accordo. Controllato o eventualmente posto in forma standard, verifichiamo se c'è già la matrice identità M per M disponibile con i termini noti maggiore o uguale a 0. Anzi, fate un'operazione inversa. Prima fate in modo che tutti i termini, le componenti di B siano maggiore o uguale a 0 e poi andate a cercare se c'è la matrice identità. D'accordo? Questi cambi di segno ovviamente possono portare a qualche inconveniente. Dopodiché, se la matrice identità con tutte le componenti del vettore B-B, B in questo caso, sono maggiore o uguale a 0, avete la prima SBA da cui far partire il metodo. Ovviamente il rango di questa matrice dei vincoli di uguaglianza com'è? Beh, è M, se avete trovato l'identità M per M. Non è vuoto l'insieme ammissibile perché la SBA ce l'avete se, ripeto, tutte le B sono maggiore o uguale a 0. Rango di A uguale a M perché avete identificato la sottomatrice identità, quindi siete pronti per far partire la fase 2. Se questo non accade, dobbiamo introdurre una procedura, che è la fase 1, che ci fa, 1, verificare se il problema è ammissibile o meno. In caso in cui si vede che il problema è inammissibile, ci si ferma lì, evidentemente, non abbiamo null'altro da fare. Altrimenti, se riusciamo a dedurre che il problema originario è ammissibile, quello che si fa, che la fase 1 ci deve fare è eliminare gli eventuali vincoli ridondanti, quelli che fanno avere deficienza di rango nella matrice A, e fornirci la prima SBA da cui far partire la fase 2. Alla fine della lezione precedente avevo già introdotto il metodo che utilizziamo per implementare, per realizzare la fase 1, cioè quello che si chiama metodo delle variabili artificiali. Cosa si fa in realtà? Lo riepilogo velocissimamente. A partire dal problema di PL scritto in forma standard, e con l'assunzione, qui l'abbiamo scritta bella in rosso, che B è maggiore o uguale a 0, quindi verificatelo sempre. Ripeto, non è un'assunzione, no? Basta cambiare segno qualora ci fosse qualche componente negativo, quindi un'assunzione che può essere sempre soddisfatta. Quello che si fa è si introdurre un certo numero di variabili nuove, che chiamo variabili artificiali o variabili ausiliari, come volete, ne introduco tante quante sono i vincoli, quindi m, e chiamo alfa con i queste variabili. Alfa è il vettore, quindi delle alfa 1, alfa m. E
e considero un nuovo problema di IPL, che viene chiamato problema ausiliario o anche problema artificiale, fatto in questo modo. È un problema che a prima vista sembra avere a che fare poco col problema originario dato, invece, come vedremo oggi, ha molto a che fare. La funzione obiettivo non è altro che la somma delle alfa con i, quindi molto semplice. E questa funzione obiettivo davvero non ha niente a che fare con la funzione obiettivo del problema originario. I vincoli, come vedete, sono fatti in modo da realizzare, da far venire direttamente quella matrice identità che a noi piace molto, perché è da lì che poi possiamo far partire la fase 2 del metodo del simplesso. Quindi, cosa si fa? Si considera questo nuovo problema, per un attimo ci dimentichiamo da quello da cui siamo partiti, e risolviamo questo attraverso l'algoritmo fase 2 che già conosciamo. E questo è il motivo, come dicevo l'altra volta, per cui prima abbiamo visto la fase 2 e poi la fase 1, perché nella fase 1 usiamo l'algoritmo della fase 2, molto semplicemente. Bene? Che caratteristiche ha questo problema artificiale? Guardate come è fatta la funzione obiettivo, è la somma di quantità non negative, quindi è per forza limitata. Quindi questo problema non può essere illimitato inferiormente. Quindi nello svolgimento dell'iterazione della fase 2 applicata al problema artificiale, di fatto il criterio di limitatezza non dovrebbe essere verificato, non lo dovete neanche, diciamo, testare. In realtà, come dicevo l'altra volta, un'occhiata si può anche dare, senza magari scriverlo nero su bianco, per accertarci che sta tutto andando come deve andare. Perché se per qualche motivo vi dovesse venire il criterio di limitatezza verificato, è chiaro che state sbagliando da qualche parte, perché questo problema non può essere limitato inferiormente. Inoltre, il poliedro dell'insieme ammissibile di questo problema è sempre non vuoto. Perché? Perché abbiamo fatto vedere che scrivendo il vettore, questo problema qui non l'ho ridetto oggi, ma è un problema in quante variabili? Le n originali più m. Quindi le metto nella forma alfa x. E nella forma alfa x il vettore b0 appartiene sempre all'insieme ammissibile del problema artificiale. Mi dica. No, il microfono è acceso. Forse lo devo tenere più in alto. Ci provo, se no alziamo il volume dell'amplificatore. Ok, quindi problema artificiale è sempre ammissibile, non è illimitato, quindi ammette sempre soluzione ottima. Che il rango della matrice dei vincoli di uguaglianza del problema artificiale sia pari ad m è evidente da come è fatta la matrice, cioè un'identità m per m. D'accordo? Quindi cosa facciamo? Applichiamo la fase 2 al problema artificiale. Va bene? E siamo sicuri di che cosa? Che la fase 2 si concluderà con il soddisfacimento dei criteri di ottimalità. Cioè a fine fase 1, noi siamo a fine fase 1 quando abbiamo raggiunto l'ottimo del problema, perché solo quella delle tre condizioni che si possono verificare si dovrà verificare per quanto riguarda il problema artificiale. D'accordo? Ora veniamo ad analizzare qual è il legame però tra i due problemi. In questo momento abbiamo un problema originario e un problema artificiale che sembrano essere quasi un po' staccati fra di loro. In realtà non è così. Allora, abbiamo detto che a fine fase 1 sicuramente abbiamo raggiunto l'ottimo del problema. L'ottimo del problema, io continuo a scrivere le variabili scrivendo i due sottovettori, alfa dividendo alfa e x, quindi alfa star x star è l'ottimo del problema artificiale, o problema ausiliario, che dir si voglia. Bene, il legame importante, fondamentale, con il problema originario è dato da questo risultato teorico. Teorema. Il problema originario lo chiamo PO, problema originario. DPL originario. Ammette soluzione ammissibile se e soltanto se
La funzione obiettivo del problema artificiale all'ottimo, ovvero la somma delle alfa con i star, i che va da 1 a m, è uguale a 0. Allora, cosa ci dice questo risultato? Ci dice che condizione necessaria e sufficiente affinché il problema originario ammetta soluzione ottima, la soluzione ammissibile, scusate, non ottima, è che all'ottimo la funzione obiettivo del problema artificiale valga 0. Come sono le alfa con i? Per ipotesi sono non negative, vero? Tutte le alfa con i sono maggiore o uguale a 0. Quindi quando è che la somma delle alfa con i può fare 0? Se soltanto se sono tutte 0. Quindi dire che la funzione obiettivo del problema artificiale è nulla è la stessa cosa che dire che tutte le alfa con i sono nulle. Quindi scriviamocelo, questo è esattamente equivalente a dire che alfa con i star, alfa 1 star uguale alfa 2 star uguale puntini puntini fino ad alfa m star uguale a 0. Quindi nella pratica, adesso lo dimostriamo, questo ci vuole pochissimo, quello che si fa è risolvere il problema artificiale. Raggiungiamo l'ottimo, e questo già lo sappiamo, e andiamo a vedere il valore assunto dalle variabili artificiali all'ottimo. Se sono tutte nulle, allora è problema originario ammissibile, e vale anche il viceversa. Se il problema originario è ammissibile, all'ottimo del problema artificiale dovete avere tutte le alfa con i uguali a 0. Dimostriamolo. Allora, cominciamo a far vedere che se la somma delle alfa con i star, i che va da 1 a m, è uguale a 0, allora esiste soluzione ammissibile per il problema originario, PO. Dunque, se vale il fatto che la somma delle alfa con i star sono tutte nulle, abbiamo appena detto che necessariamente alfa 1 star uguale alfa 2 star uguale alfa m star uguale a 0, ovvero sono tutte nulle. D'accordo? Alfa star e x star, che cos'è? È il vettore corrispondente alla soluzione ottima del problema artificiale. Se è soluzione ottima, ovviamente deve essere ammissibile. Quindi deve soddisfare a x star più i alfa star uguale a b. Ed inoltre deve essere x star maggiore o uguale a 0, alfa star maggiore o uguale a 0. Vero? Questo è semplicemente l'ammissibilità della soluzione ottima del problema artificiale. Bene. Ma le alfa con i sono tutte nulle per ipotesi, quindi vuol dire che questo termine qua non c'è. E cosa rimane? Rimane a x star uguale a b e x star maggiore uguale 0. Ma questi che cosa sono? Sono proprio i vincoli del problema originario. Quindi segue che x star è soluzione ammissibile per il problema originario. E ho finito. Viceversa, allora, se viceversa vuol dire che stiamo supponendo che esista una soluzione ammissibile per il problema originario, ma dobbiamo far vedere che la somma delle alfa con i star deve essere pari a 0. Quindi esiste soluzione ammissibile per problema originario. Chiamiamola
x tilde, va? Diamogli un nome qualsiasi. Se è ammissibile per il problema originario, ovviamente deve valere a x tilde uguale a b e x tilde maggiore o uguale a 0. Va bene? Ora, quello che voglio far vedere, quindi da dimostrare, che la somma delle alfa con i star per i che va da 1 a m fa 0. Questa è la mia tesi. Procediamo per assurdo. Quindi, se per assurdo fosse somme alfa con i che va da 1 a n, m, naturalmente con lo star, fosse diverso da 0, ma che devo mettere per mettere diverso da 0? L'unica cosa che può accadere è maggiore di 0, no? Perché le alfa con i sono maggiori o uguali a 0 tutte quante. Quindi negare l'uguale a 0 vuol dire mettere il maggiore stretto. Siete convinti? Somma di quantità non negative. Quindi. Allora, se per assurdo fosse questo, allora io potrei abbastanza facilmente trovare una soluzione del problema artificiale in cui la funzione obiettivo vale meno dell'ottimo che abbiamo trovato e quindi contraddirei l'ottimalità. Com'è questo punto che vado a introdurre? Allora, prendete questo punto qui, guardate, mettete tutte pari a 0 le variabili alfa, quindi 0 m dimensionale, e qua sotto, nella seconda parte di questo vettore, nel sottovettore delle variabili originali, metteteci proprio la x tilde. Va bene? Quanto vale la funzione obiettivo del problema artificiale in questo punto? Vi ricordo che la funzione obiettivo del problema artificiale è la somma delle alfa con i. Qui le alfa con i sono tutte nulle, quanto vale la funzione obiettivo? 0. Giusto? In questo punto, la funzione obiettivo del problema artificiale vale 0. E questa è già una contraddizione. Perché? Perché io avevo fatto vedere, avevo supposto per assurdo, che la funzione obiettivo all'ottimo del problema artificiale assumesse un valore strettamente maggiore di 0. Quindi avevo supposto per assurdo che la funzione obiettivo del problema artificiale assumesse un valore maggiore di 0, e adesso ho fatto vedere che esiste un punto che è ammissibile per il problema artificiale. Lo è? Non l'ho fatto vedere esplicitamente, se vogliamo lo facciamo vedere, ma è ovviamente verificato. Che devo far vedere? Devo far vedere questo. Uguale b, x tilde maggiore o uguale 0, 0 m maggiore o uguale 0. Ma questo è ovviamente verificato perché? Perché x tilde è una soluzione ammissibile per il problema originario. Naturalmente questo è 0, questo è ovviamente verificato, vedete? È rimasto esattamente l'insieme dei vincoli del problema originario. Quindi, ripeto, avremmo trovato un punto, questo, in cui la funzione obiettivo del problema artificiale vale meno, perché vale 0, di quello che vale all'ottimo, perché all'ottimo abbiamo supposto che vale un valore strettamente positivo. E questo è assurdo. E abbiamo concluso. D'accordo? Quindi, insomma, il legame tra il problema artificiale e il problema originario è dato da questo risultato teorico, che è uno estremamente facile da enunciare e dimostrare, ma anche da verificare. Si tratta di risolvere il problema artificiale. Come? Con la fase 2. Le variabili alfa e le variabili x sono per voi indistinguibili quando lo risolvete. Le continuiamo a chiamare alfa e x perché, come vedremo tra breve, alla fine dovrò fare qualcosa con queste variabili alfa che non c'entravano nulla col problema originario. Quindi io svolgo la fase 2 applicata al problema artificiale tenendo, come dire, solo dei nomi diversi delle variabili, d'accordo? Ma per il resto, quando svolgo i conti, che sia un alfa i o così un x con i, dentro, fuori base, con le solite modalità, senza nulla di nuovo. Facciamo un esempio.
Allora, l'esempio è il seguente. Max di meno x1 meno x2, x1 meno 2x2 maggiore o uguale 1, meno x1 più x2 maggiore o uguale 1, x maggiore o uguale 0. Allora, questo è un problema di PL che vorremmo risolvere. Solita domanda preliminare, è in forma standard? Risposta no, ce lo mettiamo. Il max deve diventare min semplicemente cambiando segno alla funzione obiettivo. Quindi questo diventa minimo di x1 più x2. Poi introdurrò delle variabili di surplus per portare questi vincoli in forma di uguaglianza. Quindi scriverò x con 1 meno 2x con 2 meno x con 3 uguale 1 meno x con 1 più x con 2 meno x con 4 uguale 1 x con i maggiore uguale 0 i che va da 1 a 4. Adesso abbiamo il problema scritto nella forma standard che il simplesso richiede. Allora, vi pregherei di evitare l'errore, come dire, banale, di dire cambio segno a entrambe le righe, così faccio venire 1 davanti a x con 3 nella prima riga, 1 davanti a x con 4 nella seconda riga e così ho l'identità e parto con la fase 2. Perché questo è sbagliato? Ovviamente, banalmente. Perché questo cambio di segno vi farebbe venire dei termini negativi nel vettore B. E questo ci porta a una soluzione base che non è ammissibile. Quindi non vi fate trarre in inganno dalla voglia di non fare la fase 1, no? Perché trovate l'identità già bella che è pronta, non fate la fase 1. Che bello, risparmio tempo. Attenzione. Quindi non fate alcun cambiamento di segno. I termini B sono 1 e 1, i componenti del vettore B. Posso procedere con la fase 1. Quindi, per la prima volta scriviamo il problema artificiale associato a questo problema qua. La funzione obiettivo. Dunque, come lo scrivo il problema artificiale? Innanzitutto introduco le variabili artificiali o ausiliarie e ne introduco tante quante sono le righe della matrice A. Quindi, in particolare, ne introduco due. Introduco alfa 1, alfa 2. E la funzione obiettivo, stavo dicendo, per definizione, è data dalla somma delle variabili alfa. È una definizione questa, non è che dovete dedurre da qualche cosa. Quindi, torno al problema dell'esempio, e la funzione obiettivo del problema artificiale, scriviamo, qua scriviamo PA e qua scriviamo PO, questo è il problema originario, sarà minimo di alfa 1 più alfa 2. Vincoli. Devo sostanzialmente lasciare quelli che ci stanno, perché la parte ax ci sta, più aggiungere i alfa uguale b. Andiamo a rivederlo per completezza, questo che è scritto qua. Va bene? Facciamolo, dai. Devo scrivere x1 meno 2x2 meno x3 più alfa 1 uguale 1. Poi meno x1 più x2 meno x4 più alfa 2 uguale 1. X con i maggiore uguale 0. I che va da 1 a 4, alfa 1 maggiore o uguale 0, alfa 2 maggiore o uguale 0.
Questo è un modo standard di scrivere il problema artificiale. Mi dica? Se io avessi per esempio potrei evitare di mettere alfa 1? Assolutamente sì. Il vostro collega mi dice, se io già ho una qualche colonna della matrice identità, posso evitare di mettere variabili alfa? La risposta è sì, ma lo faccio vedere tra poco con un esempio. Per ora vi ho detto, mettete tante alfa quanto sono le righe. Va bene? Però quello che ha detto lei è verissimo. Ok, che facciamo ora? Lo risolviamo, problema di PL. Si può applicare direttamente la fase 2? Sì, perché c'è bella che è pronta, ma c'è perché ce l'abbiamo messa noi, ovviamente. La matrice 2x2 per risolvere il problema. Quindi, in base ovviamente cosa mettiamo? Mettiamo la colonna 5 e 6 della matrice. Quindi in base indice 5 e indice 6. Vogliamo scriverlo in forma canonica così ce lo vediamo bene? Allora, minimo di. In base c'è alfa 1 e alfa 2, quindi CB 1, 1, alfa 1, alfa 2. Scriverlo in forma canonica non è una cosa indispensabile. Se volete risparmiare la scrittura potete anche farlo. Per quanto mi riguarda la ritengo qualcosa di molto chiaro. Quindi magari impiegate un minuto in più, però poi avete tutto perfettamente chiaro davanti. Però ripeto, non sarebbe indispensabile in linea di principio. Perché? Perché CB, CN, N, B si possono andare a trovare tranquillamente in quella forma. Allora, mettiamo identità per XB più B-1N, siamo alla prima iterazione, B-1N coincide con N. Quindi qua ci metto 1, meno 1, meno 2, 1, meno 1, 0, 0, meno 1. E questo per x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, uguale 1, 1. Alfa con i maggiore o uguale 0, i che va da 1 a 2, x con j maggiore o uguale 0, j che va da 1 a 4. Questa è la prima forma canonica da cui far partire la fase 2. Notate che per come è definito il problema e che per come andremo noi a svolgere la fase 2, all'inizio tutte le alfa ovviamente andranno in base, perché è proprio quella la matrice identità che voi andate a scegliere, abbiamo fatto apposta, no? E tutte le variabili x sono fuori base. Man mano che faremo delle iterazioni, cosa facciamo? Noi scambiamo variabili di base con variabili fuori base. Quindi solo a questo punto avete tutte le alfa in base e tutte le x fuori base. Durante le iterazioni si scambieranno in maniera assolutamente quello che viene dalle iterazioni, insomma. D'accordo? Ok. Iteriamo. Gamma. Cn trasposto meno cb trasposto b meno 1n, quindi cn trasposto in questo caso è tutti zeri, meno cb trasposto, cb evidentemente è 1 1, per b meno 1n, 1 meno 1, meno 2, 1, meno 1, 0, 0, meno 1. E questo è uguale a, allora, viene 0, meno 2 verrà meno 1, quindi 1, 1, più 1, quindi 1. D'accordo? Bene. Diciamo che siamo stati particolarmente fortunati perché già ti troviamo in una soluzione ottima, perché questo è un vettore che è maggiore o uguale 0, quindi la SBA corrente è quella ottima. Come è fatta la SBA corrente? Allora, mettiamo le alfa, alfa 1, alfa 2, stanno in base e valgono 1, 1. Le x sono tutte fuori base perché non abbiamo fatto alcuna iterazione, così sono rimaste, ma questo ovviamente non capita quasi mai.
0,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 0
che ci dice che il problema di Euginari è ammissibile se e solo se tutte le variabili alfa sono nulle, o se preferite la funzione obiettivo del problema artificiale vale 0, la stessa cosa. Quanto valgono qui le alfa all'ottimo? Queste sono alfa star e queste sono x star, perché siamo a fine fase 1 e quindi sono soluzioni ottime. Quanto valgono? Beh, valgono 1, quindi la funzione obiettivo del problema artificiale, cioè la somma delle alfa, vale 2. Chiaramente non è 0. Concludiamo. Il problema originario, facciamo direttamente PO, è inammissibile. E qui mi fermo evidentemente. Se lo volete rivedere graficamente, questo stesso problema, andiamo a prendere il problema ancora prima di averlo posto in forma standard. Questo. Facciamo una rapidissima rappresentazione grafica dell'insieme ammissibile, che è la seguente. Allora, com'è fatto l'insieme ammissibile? Vediamo un po'. Allora, cominciamo col secondo vincolo. Il secondo vincolo è messo in questo modo. Il primo vincolo, e ovviamente devo prendere la parte di semipiano, come era fatto il vincolo, andiamo un attimo a rivederlo, era meno x1 meno x2, meno x1 più x2 maggiore o uguale 1, quindi 0 non appartiene al semipiano di interesse, quindi vuol dire che questo è il semipiano descritto di quella diseguaglianza, da quella diseguaglianza. Rappresentiamo il primo vincolo, x1 meno 2x2 maggiore o uguale 1. Questo come è messo? Allora, questo è messo così. Vediamo un po' qual è la parte di semipiano che ci interessa. È quella che non contiene origine, perché 0 non è maggiore o uguale 1. Quindi anche in questo caso devo prendere il semipiano da questa parte ed inoltre devo intersecare con il primo quadrante, perché le variabili x sono tutte quante non negative. Qual è il risultato di questa intersezione? I due semipiani e il primo quadrante, è l'insieme vuoto. P uguale insieme vuoto, quindi il problema è inammissibile. Quindi, come vedete, lo strumento teorico che ci siamo procurati qualche minuto fa in realtà è uno strumento di applicazione operativo e anche di facile applicazione. Naturalmente, effettuare la fase 1 vuol dire sostanzialmente risolvere un altro problema di PL. Quindi, qui adesso, per come era fatto l'esempio, per brevità ho preso un esempio che finiva subito, insomma, ma altrimenti vi potreste trovare a dover fare un certo numero di iterazioni. E aver finito la fase 1, magari dopo un certo numero di iterazioni, in realtà non avete ancora fatto nulla per il problema originale, avete solo visto se è ammissibile o meno. D'accordo? Quindi la parte ammissibilità l'abbiamo vista anche abbastanza semplicemente, penso. Va bene? Adesso dobbiamo vedere, nel caso in cui il problema originario risulta ammissibile, quindi tutte le alfa star, quindi le alfa con i all'ottimo della fase 1 sono pari a 0, che cosa accade? Nel senso, come facciamo a capire se c'è un vincolo da eliminare e come si elimina se questo c'è? E soprattutto come facciamo ad avere la prima forma canonica per far partire la fase 2?
Come dovrà essere fatta questa forma canonica? Beh, pensateci un attimo. Finita la fase 1, le variabili alfa non c'entrano più nulla. Sono variabili che abbiamo messo noi per fare la fase 1. Quindi dovremmo trovare il modo di avere una forma canonica nelle sole variabili originarie. Le variabili alfa nella fase 2 non esistono più, evidentemente. E su questo dovremo parlare un po'. Cominciamo. Dunque, quando siete alla fine della fase 1, voi avete davanti una forma canonica che è quella corrispondente all'ottimo. Nel caso dell'esempio era questa qua. Vero? Poiché non abbiamo fatto alcuna iterazione, le alfa sono rimaste qui, le x sono rimaste di qua, ma in realtà se avessimo iterato avremmo trovato un po' di alfa da una parte, un po' dall'altra, un po' di x da una parte, un po' dall'altra, dove parte l'uno e l'altro, intendo dire, in base e fuori base. Va bene? Quindi, partiamo da questa, cioè l'ultima forma canonica ottenuta dall'applicazione della fase 1. L'ultima, ripeto, lo sappiamo, corrisponde all'ottimo, sicuramente, perché fine fase 1 vuol dire aver raggiunto l'ottimo. Scriviamola in forma generale, cioè in una forma generica più che generale. Allora, non scrivo la funzione obiettivo, per ora ne parliamo dopo. I vincoli come saranno fatti? Beh, qui ci saranno un po' di variabili alfa, allora qui c'è la matrice identità M per M, poi ci saranno un po' di variabili alfa e un po' di variabili X. Allora, supponiamo che sia Q il numero delle variabili alfa rimaste in base. Q variabili artificiali rimaste, diciamo, in base. E supponiamo che ce ne siano P di quelle originali. Naturalmente P più Q deve fare M, perché in base ci sono evidentemente M variabili complessivamente. Allora, senza perdere di generalità, ma solo per, diciamo, brevità nella notazione, suppongo le alfa con I nel sottovettore che sta in alto e le X nel sottovettore che sta in basso. In realtà non è che accadrà sempre così, si mescoleranno come viene. Ad essere precisi fino in fondo avrei dovuto usare anche qui gli indici di permutazione alfa J1, alfa J2, ma evitiamoci complicazioni, che insomma non perdiamo nulla se qua metto alfa 1, facciamo così, mettiamolo prima in forma vettoriale, alfa in base, x in base, più, qua ci avrete una b meno 1 n all'ottimo, quella calcolata all'ottimo della fase 1, diamogli un segno particolare, mettiamogli un cappuccio, va? Per la parte fuori base delle alfa e qua c'è la parte fuori base delle n e naturalmente qua c'è b cappuccio meno 1b. Se suppongo che q siano le variabili artificiali rimaste in base e p le variabili originali rimaste in base, vuol dire che questo alfa b è un vettore alfa 1, alfa 2 fino a alfa q e questo xb è un vettore x1, x2 fino a xp. D'accordo? Scrivo questa cosa, esplodo in qualche modo quei sottovettori. Quindi ci avrò qua una matrice fatta così, un'identità che partiziono nella identità q per q, identità p per p, poi qui ci avrò alfa 1, alfa q, perché ho detto che sono q, le variabili alfa in base, e supponiamo di mettere tutte tra le prime q. E poi ci avrò x con 1, xp. Ripeto, questo lo faccio solo per semplicità di trattazione.
Poi, qui che ci sarà? Scrivo prima le variabili. Di nuovo ci saranno le altre variabili alfa, quindi parte dalla Q più 1, perché le prime Q stanno in base, quindi Q più 1 fino ad arrivare ad alfa m, che sono m tutte quante le variabili alfa. Analogamente qui ci sarà x da P più 1 fino a xn. Qui che c'è? Beh, la matrice B-1n, come al solito. Me la scrivo partizionata, dicendo quali sono le colonne che si riferiscono alle alfa e quali sono le colonne che si riferiscono alle x. Niente di che, ci sarà una riga a un certo punto, insomma. Chiamo G questo primo blocco e chiamo H questo secondo blocco. Questo è un blocco che ha M-Q colonne. Questo è un blocco che ha n-p colonne e le righe sono m, naturalmente. Uguale. Che c'è qui? Il volume di B-1b all'ottimo. Siccome abbiamo detto che stiamo partendo dal fatto che il problema originario ammetta soluzione ammissibile, le alfa devono essere tutte nulle. Perché quel teorema era un se e solo se, quindi una condizione necessaria e sufficiente. Le alfa fuori base? Beh, tutte le variabili fuori base sono nulle per definizione. Quelle rimaste in base, se vogliamo che il problema in generale sia ammissibile, devono aver assunto valore nullo. Quindi qua ci deve stare 0, 0, 0, fino alla qesima componente. Se volete possiamo mettere delle righe, tanto per essere più chiari, qua. Sotto che c'è? Beh, ci sono i valori ottimi che hanno assunto le variabili x con 1, xp. Quindi x con 1 star, xp star. Allora, innanzitutto ditemi se sei d'accordo con questa scrittura, che non è per niente complicata, però è un minimo tecnico, quindi minimo tecnica vorrei che siamo tutti d'accordo. Sto dicendo che alla fine della fase 1 voi vi trovate con una forma canonica scritta in questo modo. Tutti d'accordo? È chiara l'origine di quegli zeri nel termine noto? Perché ci stanno? Perché sto supponendo che il problema originario sia ammissibile e quindi per il risultato teorico visto prima tutte le variabili alfa devono essere nulle. Quelli fuori base lo sono per definizione, quella in base devono essere 0. Va bene? Se a tutti è chiaro che a fine fase 1 abbiamo questa forma canonica, possiamo proseguire. Qual è il nostro scopo? Beh, capire come far partire la fase 2. Sappiamo che il problema originario è ammissibile, dobbiamo eventualmente, se ci sono, eliminare i vincoli ridondanti, quindi portare la matrice dei vincoli di uguaglianza in forma di rango massimo, ad avere rango massimo, ed inoltre ci serve questa B-1n e B-1b, vai, diciamo, per far partire la fase 2. Vediamo come si può fare. Consideriamo due casi che possono accadere. Uno lo chiamo, in genere lo chiamo caso fortunato, l'altro un po' meno. Due casi. Caso fortunato, Q uguale 0. Cioè, nell'iterare la fase 2 del metodo del simplesso applicato al problema artificiale, cosa è accaduto? Che tutte le alfa sono finite fuori base. Q uguale a 0 vuol dire nessun alfa in base nella forma canonica di fine fase 1, quella all'ottimo. Vero? Secondo caso, un po' meno fortunato, è il caso, naturalmente se Q uguale a 0 vuol dire che P uguale a M, tutte le variabili X che stanno in base, tutte le variabili che stanno in base sono variabili X originarie. Secondo caso, dicevo, è il caso in cui Q
è maggiore o uguale di 1. Cioè a fine fase 1 vi è rimasta almeno una variabile artificiale in base. E questo vuol dire che P non può essere pari a M, ma è strettamente minore. D'accordo? Questi sono i due casi che possono capitare. Perché il primo caso l'ho chiamato fortunato? Vediamo un attimo. Cominciamo col primo caso. Primo caso. Caso 1. Allora, a me serve la B-1N e la B-1B per far partire la fase 2. La B cappuccio, quella che si riferisce all'ottimo della fase 1, com'è fatta? Sì. Mi dica. No, P sono le variabili originarie. P sono le variabili originarie, Q sono le variabili artificiali che sono in base. Quindi è corretto quello che ho scritto. Allora, dicevo, la B cappuccio, cioè la base corrispondente all'ottimo della fase 1, com'è fatta? Beh, se sto nel caso 1, sostanzialmente vuol dire che queste variabili alfa qua non ci stanno. E neanche questo. Vero? Adesso le ricancello queste linee perché sennò poi facciamo pasticci. Bene? Quindi, quali sono le colonne di A che stanno in base? Beh, le colonne corrispondenti alle variabili x con 1, x con 2, x con 3, perché l'alfa non ci stanno in base. Quindi quando Q uguale a 0, ovvero quando siamo nel primo caso che tutte le variabili alfa sono fuori base, la B cappuccio, cioè la base ottima di fine fase 1, in realtà è una sottomatrice di base di A. È chiaro perché? Perché non essendoci variabili alfa in base, le colonne della base sono costituite da colonne che si riferiscono alle variabili in base. Ma in base ci stanno solamente le x. Quindi per forza la base B cappuccio è costituita da colonne della matrice A e non da colonne che si riferiscono alle variabili artificiali. Non ci stanno in base. D'accordo? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la mia B cappuccio è già la base da cui fa partire la fase 2. Perché? Perché non coinvolge colonne associate alle variabili alfa, molto semplicemente. Ok? Quindi la B cappuccio diventa base anche per il problema originario, diciamo. E quindi come faccio a passare da fine fase 1 a fase 2? Molto, molto semplicemente elimino dalla matrice B-1N, che è questa qui, le variabili alfa fuori base e le colonne ad essa corrispondenti. Ripeto, nel caso in cui, l'abbiamo detto, queste non ci stanno, perché tutte le alfa sono fuori base. Quindi nella parte sinistra, diciamo, di questa forma canonica non c'è niente associato alle variabili alfa. Nella parte destra cosa c'è qua solitamente? C'è B-1N, ma è il B-1N del problema artificiale, quindi che coinvolge anche le alfa. Ma siccome sono tutte a valore nullo, io posso tranquillamente prendere le alfa e le colonne ad essa corrispondenti e eliminarle. Che cosa ottengo? Adesso riscrivo questa stessa cosa in basso, eliminando quello che qui ci ho fatto dei segni sopra. Allora ottengo
IP, dove P uguale a M, quindi IM, XB, più, che c'è qua? Devo eliminare la G sostanzialmente, quindi mi rimane H, per XN uguale B meno 1, B cappuccio meno 1B. Bene, che vuol dire? Vuol dire che se io prendo questo insieme di vincoli qua, ci metto la solita funzione obiettivo, non quella del problema artificiale, ma quella del problema originario, io ho bella che pronta la forma canonica per far partire la fase 2. Ecco perché l'ho chiamato caso fortunato, perché quando tutte le variabili alfa sono fuori base, non fate altro che eliminare le variabili alfa che sono fuori base e le colonne ad esse corrispondenti. E avete già il blocco dei vincoli di uguaglianza pronto per far partire la fase 2. Ci dovete solo rimettere la funzione obiettivo originaria, evidentemente, non quella con le alfa. È chiaro? Lo vediamo in un esempio? Allora, faccio un esempio prima di vedere il caso 2. Faccio un esempio del caso 1, poi vediamo il caso 2 e un esempio del caso 2. Allora, troviamo un esempio del caso 1. Eccolo qua. Considerate questo problema di IPL. Minimo meno 4x1 meno x2 meno x3 con vincoli 2x1 più x2 più 2x3 uguale 4 3x1 più 3x2 più x3 uguale 3, x maggiore uguale 0. Va bene? Allora, supponiamo di voler risolvere questo problema di IPL col metodo del simplesso. Tra l'altro, nel farvi questi esempi, ovviamente ci esercitiamo anche a fare pivot, a fare i cambi di base, quindi... Dunque, solito checklist, va? Chiamiamolo così. È in forma standard? Sì. È in forma canonica, cioè avete la matrice identità 2x2 pronta, disponibile? Ce l'avete? Chi ha detto sì mi deve dire dove la vede però. Eh? Io non la vedo. Non c'è. Quindi dobbiamo... applicare la fase 1. Il problema ha due vincoli, m uguale 2, introduciamo due variabili artificiali e scriviamo il problema artificiale. Quindi questo è il problema originario. Il problema artificiale sarà fatto nella forma minimo di alfa 1 più alfa 2 con vincoli 2x1 più x2 più 2x3 più alfa 1 uguale 4, 3x1 più 3x2 più x3 più alfa 2 uguale 3, x maggiore uguale 0, alfa maggiore uguale 0. Questo è il nostro problema artificiale. Quindi per un po' ci, diciamo, disinteressiamo, diciamo così, del problema originario e cerchiamo di risolvere il problema artificiale, questo, che è un nuovo problema di IPL in 5 variabili e 2 vincoli. Ok, facciamolo. Ho evidente che in base ci metto la colonna 4 e la colonna 5, quindi se volete continuo a scrivere la forma canonica, ma ripeto, non è strettamente necessario. Qui avete 1, 1,
alfa 1, alfa 2, più 0, 0, non lo scrivo neanche. Poi avete alfa 1, alfa 2, b-1n che è 2, 3, 1, 3, 2, 1, x1, x2, x3, uguale 4, 3. Alfa maggiore o uguale 0, x maggiore o uguale 0. Bene. Iteriamo. Gamma. Gamma trasposto. Cn trasposto meno cb trasposto b meno 1n. Allora, Cn trasposto ovviamente è 0, 0, 0. Cb trasposto 1, 1. B meno 1n, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Quindi questo è uguale a meno 5, meno 4, meno 3. Ovviamente il criterio di ottimalità è fallito. Il criterio di limitatezza, dobbiamo andarlo a vedere? No, in teoria non va neanche guardato, nella pratica neanche andrebbe guardato. Ma un'occhiata diamogliela, va, vediamo se stiamo sbagliando qualcosa. Le colonne della B1N sono tutte quante positive e quindi non abbiamo ovviamente nessun criterio di limitatezza che sappiamo non può essere soddisfatto. Ok, nuova SBA, H, vi ripeto ancora, usiamo la nostra convenzione, prendiamo l'H associato al gamma H più piccolo. Gamma H più piccolo è meno 5, quindi prendiamo H uguale 1. K, criterio del rapporto minimo, facciamolo rapidamente, eh? Adesso mi posso permettere di andare un po' più veloce, ne abbiamo fatti già qualcuno. 4 diviso 2, 3 diviso 3, quindi più piccolo chiaramente 1 è ottenuto quando K è uguale 2. Naturalmente se avete delle obiezioni o okay, che, alzate la mano e bloccatemi. K, abbiamo detto, uguale 2. Quindi devo scambiare la... mettiamocele comunque, così posso fare il disegnino. X1, X2, X3. Devo scambiare l'hesima fuori base, quindi la prima, con la kesima in base, questa. Facciamolo. Naturalmente usiamo il pivot per trovare la nuova forma canonica. Matrice di pivot. Pi greco H è pi greco 1, quindi 2, 3. A posto di pi greco 1 ci devo mettere e k, k uguale 2, quindi ci devo mettere e 2, cioè 0, 1. Le altre le ricopio tali e quali, 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. B meno 1, B, 4, 3. Devo fare pivot sull'elemento pi greco hk, quindi pi greco 1, 2. Questo deve diventare 1, quindi divido per 3 la seconda riga. 1, un terzo, 1, un terzo, 1. Poi faccio la prima riga meno due volte questa seconda riga, quindi 2 meno 2, 0 meno 2 terzi, 1, ok. 2, 1, scusate, meno 2, quindi viene meno 1. 2 meno 2 terzi fa 6, viene 4 terzi. 4 meno 2, 2. Quindi la nuova forma canonica è scritta in questo modo. Allora, devo scambiare. Primo fuori base con seconda in base, quindi devo scambiare un 0 con un 1, quindi 1, 0. E qua c'è
alfa 1 x1. Più. Qui abbiamo 1 0 0. E qua avrò alfa 2 x2 x3. Allora, in base c'è alfa 1 e x1, più b meno 1n, l'ho appena calcolata con il pivot, quindi meno 2 terzi, 1 terzo, meno 1, 1, 4 terzi, 1 terzo, per variabili fuori base, alfa 2, x2, x3, uguale b meno 1b, cioè 2, 1. Alfa maggiore o uguale 0, x maggiore o uguale 0. Questa è la nuova forma canonica. Continuo a iterare il metodo. Gamma. Allora, Cn 1, 0, 0 meno Cb 1, 0 B meno 1, n, ce l'abbiamo qua, meno 2 terzi, 1 terzo, meno 1, 1, 4 terzi, 1 terzo, uguale 1, 0, 0 meno, meno 2 terzi, meno 1, 4 terzi, ovvero 5 terzi, 1, meno 4 terzi. Criterio di ottimalità non verificato, invece è gamma 3 che è negativo. L'illimitatezza sappiamo non può essere verificato che siamo durante la fase 1, se comunque lo andiamo a dare un'occhiata ci accorgiamo che non è verificato. Devo prendere per forza H uguale 3, perché è l'unico gamma H negativo. K, criterio del rapporto minimo, devo fare 2 diviso 4 terzi, H uguale 3, sì, quindi questo. Quindi viene 3 mezzi e 3, quindi il più piccolo è il primo, 3 mezzi, ovvero ottenuto per K uguale a 1. Quindi, terza fuori base, si scambia con prima in base. Bene. Pivot. Sto procedendo un po' rapidamente, se c'è qualche cosa ditemelo. Matrice di pivot com'è fatta? Allora, pi greco h, 4 terzi, 1 terzo. Pi greco 1, ci ricopio quella che c'è, meno 2 terzi, 1 terzo. Pi greco 2, meno 1, 1. A posto di pi greco 3 devo mettere e k. K uguale 1, cioè ci devo mettere 1, 0. E di qua ci va b meno 1 b, che è pari a 2, 1. 2, 1. Devo fare pivot sull'elemento pi greco hk. Quindi pi greco 3, 1. Questo è pi greco 3, prima componente. Quindi devo fare pivot su questo. Quello deve diventare 1. Facciamolo. Moltiplico la prima riga per 3 quarti. Quindi viene 1. Moltiplico per 3 quarti e quindi viene meno 1 mezzo. Meno 3 quarti. 3 quarti, 3 mezzi. Adesso per avere lo 0 qui in prima posizione della seconda riga devo fare seconda riga vecchia meno un terzo della prima, quella che ho appena trovato.
e quindi ottengo 0, allora un terzo di quella viene un mezzo, e un terzo fa 5 quarti, qua viene meno un quarto, e infine 2 terzi va via un mezzo. Corretto? Controllate i calcoli, eh? Bene, ho trovato mio nuovo B-1N, mio nuovo B-1B. Quindi nuova forma canonica, minimo di. Scambiamo alfa 1 con X3, quindi verrà 0,0 come coefficienti. E qua al posto di alfa 1 ci metto X3, X1. Più Cn, chi c'è fuori base? 1, 0, poi devo scambiare lo 0 con l'1, quindi 1, 0, 1. E le variabili fuori base sono alfa 2, x2, alfa 1, vero? Alfa 2, x2, alfa 1. Alfa 2, x2, alfa 1, poi in base ho x3, x1, più b-1n, ce l'abbiamo qui pronto dal pivot, meno un mezzo, meno 3 quarti, 5 quarti, 3 quarti, meno un quarto, e le variabili fuori base, alfa 2, x2, alfa 1, uguale, il mio nuovo B-1B è 3 mezzi e un mezzo. X maggiore o uguale 0, alfa maggiore o uguale 0. Tutti d'accordo? Posso procedere? Ok. Gamma, trasposto. Cn, 1, 0, 1, meno Cb per B-1n. Qui c'è 0, quindi non lo scrivo neanche B-1n. Gamma è 1, 0, 1. Tutte le componenti sono maggiori o uguali 0, cosa vuol dire? Che abbiamo raggiunto l'ottimo della fase 1. Quindi abbiamo fine fase 1. Ripetiamo ancora una volta, fino forse alla noia, che la fase 1 finisce sempre determinando una soluzione ottima. Perché il problema artificiale non può essere né inammissibile e né limitato inferiormente. Bene, quindi questa è la forma canonica che si riferisce all'ottimo della fase 1, quindi l'ultima forma canonica che abbiamo scritto nella fase 1. E quindi è quello che nello schema generale avevamo scritto qui, ricordate? Questo. In quale caso siamo? 1 o 2? Caso fortunato o no? Siamo nel caso fortunato, perché tutte le alfa a fine fase 1 si trovano fuori base. Vero? Le alfa stanno, una sta qui e una sta qui. Ah, come vedete, quello che avevo scritto nella teoria, che tutte le alfa stanno in alto, alfa 1, alfa 2, chiaramente in generale si mescolano nel modo dettato dalle iterazioni. Vedete, in base c'è x3 e x1, come ovvio. Le alfa c'è un alfa 2 in prima posizione, poi c'è un x1, un alfa 1 in terza posizione. Quindi
non è che alfa 1 deve stare per forza in prima posizione, alfa 2 in seconda e via dicendo, come ho fatto nella teoria. Va bene? Ok, perché questo è il caso fortunato? Perché abbiamo bella che è pronta la forma canonica per far partire la fase 2. Questo dopo esserci accorti, ovviamente, l'abbiamo già detto ma lo voglio ribadire, che essendo tutte le alfa fuori base, vuol dire che il criterio, quello che mette in corrispondenza soluzione ammissibile del primale e valore delle alfa a fine fase 1, che ci dice? Che siccome tutte le alfa con i, alfa 1 star, alfa 2 star, sono uguali a 0, banalmente lo sono perché stanno fuori base. Perfetto. Almeno una volta a lezione deve crescere. Ormai è provato. Abbiamo alfa 1 star uguale alfa 2 star uguale a 0. Segue che il problema originario è ammissibile. Bene, e come si procede? Poiché siamo nel caso fortunato, caso in cui tutte le alfa sono fuori base, quello che banalmente, veramente banalmente, facciamo è questo. Eliminiamo le variabili alfa fuori base e le colonne ad esse corrispondenti. Quindi questa e questa. Quindi è un'operazione proprio brutale. Eliminate, buttatele via. Quello che rimane che cos'è? È qualcosa che non contiene più le alfa. Ed è la prima forma canonica da cui far partire la fase 2. Scriviamolo. Scrivo prima i vincoli. X3, X1. Più. Qua che c'è rimasto? C'è rimasta una matrice che di fatto è una sola colonna. Vabbè. Meno 3 quarti, 5 quarti. Per X2 uguale 3 mezzi e un mezzo. Naturalmente, come funzione obiettivo, adesso riprendo la funzione obiettivo del problema originario, evidentemente, no? Ormai il problema artificiale non ha più nulla che ci interessa, quindi meno 4x1, meno x2, meno x3. Questa. Minimo di meno 4x1 più, non mi ricordo, andiamo a vedere, meno x2, meno x3. Meno x2, meno x3. Con vincoli, x1 maggiore o uguale 0, x2 maggiore o uguale 0, x3 maggiore o uguale 0. Ah, nel caso in cui tutte le variabili alfa sono fuori base, veramente in maniera estremamente semplice, se il problema originario è ammissibile, riusciamo a determinare la prima forma canonica, ovvero la prima SBA, da cui fa partire la fase 2. A questo punto possiamo procedere. Inizio fase 2. Cosa faccio? Le solite iterazioni, niente di più. Quindi gamma, trasposto, cn, ma la fuori base c'è solamente x2 e quindi cn banalmente è meno 1, meno cb, in base c'è x3 x1, quindi meno 1 meno 4 per b meno 1n,
che è costituita da una sola colonna, 3 quarti, 5 quarti. E questo è uguale, meno 1. Allora, quanto viene? Viene meno 20 e 7, viene più 17 quarti. 13 quarti. Questo è il vettore, in realtà è composto da una sola componente, perché n-m è pari ad 1, gamma, che evidentemente è positivo, quindi vuol dire che siamo alla soluzione ottica del problema originario, ma il problema artificiale l'abbiamo già accantonato. Quindi la SBA corrente è quella ottima. Va bene? Se la volete scrivere, x star, come è fatto? Allora, x con 1 è in base e vale un mezzo. X con 2, fuori base, quindi 0. X con 3, in base, vale 3 mezzi. Questa è la soluzione ottima del vostro problema di PL che avevamo dato all'inizio. Allora, per la prima volta abbiamo risolto insieme un qualsiasi problema di PL dall'inizio alla fine. Solo nel caso in cui tutte le alfa sono fuori base. Abbiamo visto solo quello finora. Quindi l'ultimo step che ci manca affinché io possa darvi un qualsiasi problema di PL e voi lo sappiate risolvere è capire come si opera quando c'è qualche variabile alfa che è rimasta in base. Va bene? Vediamo se nel tempo che rimane riusciamo a farlo. Allora, torniamo allo schema generale. Qua. Allora, abbiamo detto, primo caso, Q uguale a 0 e l'abbiamo trattato. Secondo caso, non è vero che tutte le variabili alfa sono fuori base. Ma ci troviamo in questo caso generale così. Alfa Q. Allora, che cosa c'è di leggermente più complicato? Che nel caso 2, poiché c'è qualche variabile alfa in base, la base ottima, quindi l'ultima trovata nelle iterazioni applicate alla fase 1, contiene anche qualche colonna associata alle variabili alfa. E quelle non hanno niente a che fare col problema originario. Quindi non possiamo ridire la stessa cosa che abbiamo detto qua, vedete? Questa non lo possiamo più dire. Perché anche se una sola alfa è rimasta in base, bene, vuol dire che la base ottima comprende una colonna che non è una colonna di A, ma è una colonna associata a una certa alfa con I, che non c'entra niente col problema originario. Questa è la difficoltà che dobbiamo cercare di vedere come si affronta. Quindi, caso 2, Q maggiore o uguale 1. È rimasta qualche variabile artificiale in base. Abbiamo già detto, se qualche variabile artificiale è rimasta in base, quello che deve accadere è che il valore ottimo sia 0. Perché? Perché se così non fosse, il problema originario non sarebbe ammissibile e lo butteremo via. Va bene? Il fatto che lì ci sono degli zeri, cosa ci dice? Che questa SBA è degenere. Vero? Se questa SBA è degenere, sappiamo che è possibile che esista un'altra base diversa da quella quindi a cui ci siamo fermati, a cui corrisponde la stessa SBA. Ricordate, ci siamo stati parecchio su questo concetto, eh? Ripeto, la degeneratezza della SBA ottima ottenuta a fine fase 1
implica che esiste un'altra base diversa dalla base ottima qui trovata che corrisponde alla stessa SBA. Non una sola, ne possono anche esistere più di una. Ok, quindi qual è il nostro scopo? Andare a fare uno scambio tra le variabili alfa eventualmente rimaste in base e qualche variabile originaria che invece sta fuori base. Questo scambio lo posso fare molto semplicemente perché sto scambiando una variabile che sta in base con valore nullo, perché se è rimasta alfa in base ci deve essere rimasta un valore nullo, con una variabile originaria fuori base che siccome è fuori base ha valore nullo. D'accordo? E il tutto ciò lo voglio fare in maniera, diciamo, da sfruttare la degeneratezza della SBA corrente. Quindi stessa SBA, quindi non voglio spostarmi di SBA, ma voglio cambiare base e voglio far sì che la base nuova che voglio ottenere sia costituita da tutte colonne della matrice A, ovvero colonne corrispondenti alle variabili X. Va bene? Vediamo come si fa. Allora, ci troviamo a fine fase 1, all'ottimo della fase 1, con problema originario ammissibile, con alcune alfa in base, diciamo alfa 1 fino a alfa Q abbiamo detto. Cambiamo colore, sennò si vede male. Alfa 1, alfa Q in base. E poi X con 1, XP. Davanti c'è l'identità. Più. Allora, cosa c'è nello schema generale qua? Beh, c'è questa parte qui che corrisponde a B-1N. L'eliminazione delle variabili alfa fuori base e le colonne corrispondenti si può fare evidentemente anche in questo caso. Quindi, primissima cosa, anche in questo caso, eliminate le variabili alfa fuori base e le colonne ad esse corrispondenti. Quindi, preliminarmente fate questo. Quindi vuol dire che qua sotto, avendo fatto questa eliminazione, scrivo più H, la G l'ho buttata via, e qua che cosa c'è? C'è XP più 1 fino ad XN, uguale, cosa c'è nel termine noto? Ci sono tutti i zeri fino alla componente Q, e poi il valore ottimo che hanno X1, XP. Se volete mettiamo qua un segno per distinguere. Ok? Stiamo facendo caso 2 Q strettamente maggiore di 1. Va bene? Allora, come si opera? Allora, quello che vi faccio vedere, io in realtà opererò su una variabile in base, e poi la stessa cosa la ripeteremo se ce n'è più di una. Quindi fissiamo la nostra attenzione sulla variabile alfa k. Alfa k intendo dire che è la kesima variabile in quel vettore. Kesima vuol dire che sto contando le componenti, 1, 2, 3, 4, si potrebbe chiamare anche alfa 150 o alfa 2 o alfa 25, è la kesima contando le componenti. Ok? Fissiamo l'attenzione su questa alfa qui. Allora, cosa voglio fare? Voglio far uscire dalla base questa alfa e sostituendola con una X, una variabile originaria, fuori base.
Come faccio? Allora, mettiamoci qua un cerchietto. Io devo andare a individuare quale variabile fuori base, che a questo punto sono tutte variabili originarie, perché quelle alfa fuori base le ho già buttate via. Devo andare a trovare qual è la variabile fuori base che devo scambiare con questa alfa che voglio portare fuori base. Vero? Perché l'ho chiamata P più H? Perché voglio fare l'analogo di quello che abbiamo fatto con lo scambio quando facciamo la nuova SPA. Mi dica. No, K è semplicemente la componente a cui si trova una variabile alfa in base. Una generica. Cioè, se lei ha un certo numero di variabili in base, fissiamo l'attenzione su una, sia essa la terza, K uguale 3. Poi se si chiama alfa U2 o alfa 25 non ci interessa, è il posto occupato. Bene? Adesso si renderà conto perché l'ho chiamato K e H. Ah, dicevo, devo individuare quale variabile X scambiare con la variabile alfa. Faccio questo per uniformarmi un po' a quello che siamo abituati a fare quando facciamo lo scambio, quando costruiamo la nuova base ammissibile. Dico che prendo la variabile fuori base, la Hesima. Cosa facciamo nello scambio quando costruiamo la nuova SBA? Troviamo prima H con gamma H negativo e poi col criterio del rapporto minimo trovavamo il K. Ricordate, l'abbiamo anche fatto 10 minuti fa. Adesso stiamo facendo procedimento opposto. Stiamo prima vedendo il K, cioè quale alfa ci interessa portare fuori, in quale posizione sta. E adesso devo cercare di capire come faccio a trovare H, è il contrario. Ripeto, in quello che abbiamo fatto fino ad ora, partivo da H, che io fissavo guardando un gamma H negativo, e poi col criterio del rapporto minimo mi trovavo K. Qui faccio l'operazione inversa. Parto da K, perché? Perché esploro e trovo un alfa in base. È la quinta, K uguale 5, banalmente. Poi se ce ne sono altri devo rifare la stessa cosa, Se anche la 22esima è una variabile alfa, K uguale 22. Adesso devo fare in modo di trovare l'H però. Capite? È la procedura inversa. Come faccio a trovare H? Cioè, qual è la variabile X che devo portare da fuori base in base? Allora, il procedimento è questo. Siccome è qualcosa di assolutamente analogo a quello che abbiamo fatto nel cambio di base, quando abbiamo fatto la nuova soluzione base ammissibile, e in realtà lì non abbiamo dimostrato quel teorema, anche qui vi dico come si fa omettendo la prova dettagliata di quanto stiamo facendo. Allora, quello che si fa è questo. Andiamo ad esaminare le righe di B-1N. Cioè di questa. H è la mia B-1N, no? Alla fin fine. B cappuccio meno 1N. Allora, devo trovare H, quello è il nostro scopo. Quindi ho fissato K, righe, devo trovare H, sto spostandomi sulle colonne. Allora, cosa faccio? Vado sulla K-esima riga di B cappuccio meno 1 N cappuccio. Quindi qua ci avrò la mia B meno 1 N. Vado a esplorare la K-esima riga. Chi è K? Lo sappiamo, l'abbiamo scelto noi perché è l'indice corrispondente a una variabile alfa che è rimasta in base. Esploro questa riga per andare a vedere quale H devo prendere, no? Ripeto, H sa indicizzare colonne, K sa indicizzare righe.
Allora, quello che si fa è questo, si esplora questa riga e io posso prendere H corrispondentemente a una qualsiasi colonna, per cui qua c'è un pi greco H K diverso da 0. Quindi l'unica richiesta che si ha per scegliere H è che nell'esplorazione della pi greco H, della pi greco della riga K, scusate, di B-1N, io incontri un elemento diverso da 0. Ripetiamo. K l'ho scelto io, perché nella parte di XB c'è una variabile alfa in cappesima posizione che voglio eliminare. Quale variabile fuori base, con quale variabile fuori base scambio? Ovviamente lo scambio lo devo fare in modo che cambia la base ma non cambia la SBA, sia chiaro. Io non voglio alterare quello che ho ottenuto fino adesso. È chiaro questo? Perché lo posso fare? Perché la SBA ottima della fase 1 è degenere. L'abbiamo già detto prima. Allora, K è fissato, quindi K mi fissa questa riga. Io vado alla ricerca, su questa riga, di elementi non nulli. Allora, che può capitare? Caso 1. La riga K-esima è composta da tutti elementi nulli. Cioè non riesco a trovare un elemento diverso da 0. La riga è tutti zeri. Questo è il caso in cui c'è un vincolo ridondante. Questo vuol dire che il K-esimo vincolo del problema, ovviamente del problema originario, non lo scrivo neanche, non c'è bisogno, è ridondante e si può eliminare. 2, esiste sulla riga K-esima un elemento 1 più di 1, ce ne possono essere anche più di 1. Io ne posso prendere uno qualsiasi purché non nullo. Quindi esiste un elemento non nullo e supponiamo che questo lo sia in corrispondenza della colonna H-esima. Questo vuol dire che scambio alfa k con x p più h, cioè scambio la h-esima, la h-esima variabile fuori base con la k-esima in base, che è esattamente quello che già sappiamo fare col pivot. Soltanto che la scelta di H e K l'abbiamo fatta con una procedura invertita. Questo scambio ha un nome e si chiama scambio degenere. Perché scambio degenere? Perché faccio uno scambio tra variabili e scambiando variabili ovviamente scambio le colonne della base. E cosa sto scambiando? Una colonna associata a un alfa con i con una colonna associata a x con i, ovvero quelle della matrice A originaria. E lo sto facendo non alterando la SBA. Per questo si chiama scambio degenere. Io l'ho fatto per una variabile alfa k in base, se ce n'è più di una rifate lo stesso procedimento. Eventualmente fatto più volte, questo procedimento ci porta ad avere alla fine non più variabili alfa in base, tutte quelle che abbiamo portato fuori base possiamo come al solito eliminarle e eliminare corrispondentemente la colonna,
ad esse associate, e alla fine abbiamo il problema scritto in forma canonica, pronto per far partire la fase 2. Perché? Perché le variabili alfa sono magicamente, diciamo così, scomparse. Va bene? Non ho il tempo per farvi vedere un esempio, quindi lo vediamo la prossima volta. Ripartiremo esattamente da questo punto e vi devo far vedere lo scambio del genere e il caso in cui invece c'è un vincolo ridondante. Arrivederci.